Buon compleanno Emporio! Fino al 30 giugno, sconto del 10% su tutti i prodotti. Io abito a San Tommaso. Ah sì? E com'è? Ci sono problemi? Solo la notte, no, è solo la notte, c'è qualche problema, o la tolgono per necessità oppure... Ah, vabbè. Senta, comunque l'acqua l'ha accettata. Grazie, lei è gentilissimo, un attimo solo se mi aiuta così, perché abbiamo bisogno proprio di persone che dimostrano come lei che l'acqua è il patrimonio della vita. Esattamente. No? Va bene, e insomma se a San Tommaso magari... che ne so, qualche sera l'acqua arriva più puntuale, meglio ancora. Se non la levano proprio ancora meglio. È ancora meglio, ecco, sorseggi così, com'è questa? È acqua bella pura, Questa è acqua di Cassano, della fonte. Si vede che è Cassano. Potete assaggiarla l'acqua, perché facciamo cin cin, un attimo solo. Com'è? Bella fresca, È fresca, è fresca. Bene, grazie signora. Io sono di Serino, dell'acqua fortunata, va bene. Allora sprechiamo un goccio d'acqua per lei. Sì, io sì. Ce l'ho, magari lo ecco posso qua. Portare. Brava, sì, grazie. Faccia un sorso. No, perché stiamo incoraggiando a dare ancora più acqua. È buona, eh? Buonissima. Grazie mille. Ma lei ce l'ha l'acqua a casa? Sì. L'acqua ce l'ho, sono fortunato. Ma come mai? Tra l'altro lei è anche un ingegnere in tutta l'Irpinia, ma anche l'acqua. Occupandomi acqua, quindi l'acqua ce l'ho. Ma come mai, dico? Bisognerebbe stare attenti, perché noi abbiamo vecchie procedure che hanno 100 anni, per cui l'acqua veniva data per fabbisogni all'esterno. Non ci siamo preoccupati di tenerla noi, sia come acqua potabile, sia come acqua dei fiumi. Quindi sempre un ritardo nel governo del territorio. Questi sono errori umani, errori del maschio e delle femmine. Ah, ma lei lavora al lato? Esatto. Io lavoro al lato, sì. Beato lei. Beato. Ecco qua, no? Allora si merita un altro goccio perché ha parlato benissimo. Grazie. Grazie a voi. gratis. Ha già pigliato il caffè. Perché dopo il caffè un po' di acqua, dai. Un po' di acqua gratis, tutta Irpina, via. Lei ce l'ha l'acqua a casa perché qua manca un po' dappertutto. No, è buona, non si preoccupa. Non dico, ce l'ha l'acqua a casa lei? Io sì. No, questo cos'è? Un rito propiziatorio per far venire a piovere? No, moschillo. Ma come mai non c'è acqua in Irpinia? Pure l'Irpinia è la capitale dell'acqua. Se l'hanno venduto, se l'hanno venduto, hanno via dei soldi e noi stiamo senza acqua. Ma lei ce l'ha l'acqua o no? Penso un poco. Un po', quanto basta? Quanto basta, ma io sono all'ultimo piano e non arriva. Ai, che zona è? Noi lo segnaliamo. Via Terminio. Sì, uno non si può lavare, non può cucinare, può da mangiare i bambini, può da andare... Comunque l'acqua è igienica, ma tante cose. Faccio un appello, insomma, ai dirigenti, possono muoversi. Ma com'è che manca sempre quest'acqua? Sì. Un attimo solo, signora Gerardina, vero? Se può prendere un bicchiere? Questo... meritato perché a Bellizzi non c'è. Faccia un sorso, insomma, mi dica com'è questa Irpina. Gratis, buona? Buona, questa è acqua minerale. Il problema è che noi diamo l'acqua ai napoletani e ai pugliesi. Il problema è che diciamo il cosiddetto cetriolo va dietro a noi come al solito. No, e beva un po' d'acqua altrimenti ne il cetriolo. Ne avevo bisogno. Sì. Io a dire la verità la volevo andare a prendere direttamente all'Alto Calore, solo che mi sa che... Trovato la porta chiusa. Sicuramente. Faccia un sorso, chiedo scusa, perché dobbiamo... Com'è? Fresca, anche... Okay. Non sapevo che l'Alto Calore fornisse anche l'acqua minerale. È gratis. Accettabile. Vale la pena. Vale la pena. Grazie mille.